la situazione si è portata avanti al punto tale che paradossalmente il governo Berlusconi si è trovato, è stato ritenuto inaffidabile per i mercati finanziari, non dal punto di vista ideologico, ma dal punto di vista della capacità di prendere quelle misure che il mercato finanziario o per il mercato finanziario richiedeva. Da questo punto di vista un governo Monti risulta più affidabile, tenendo conto anche che l'asse Monti-Napolitano-Draghi ha svolto attività di consulenza, soprattutto Monti e Draghi, per le grandi finanziarie internazionali, in particolare Goldman Sachs. E quindi questo sancisce di fatto che le istituzioni democratiche, quelle che dovrebbero rappresentare le istanze dei cittadini, sono ormai completamente prone e direttamente disciplinate da quelli che sono gli interessi dei mercati finanziari. Vi è un senso comune sbagliato e questo senso comune sostiene da destra e da sinistra che i problemi attuali in Italia, ma in generale in Europa, siano nella insostenibilità del debito pubblico che sarebbe stata causata dalla improvvida gestione passata delle politiche fiscali da parte degli stati nazionali. In realtà non è così, perché più che dalla spesa pubblica, il debito pubblico e la sua sostenibilità dipende dal rapporto che intercorre fra tassi di interesse sui titoli di Stato e tassi di crescita. E quello a cui abbiamo assistito è stato un incremento proprio dei tassi di interesse. Ora ci dovremmo chiedere da che cosa dipende questo incremento dei tassi di interesse. Beh, andando un po' rapidi, si può dire che questo incremento dei tassi di interesse dipende dal fatto che per la prima volta nella storia monetaria esiste un'area, che è l'area dell'Unione Europea, in cui la banca centrale non svolge una funzione caratteristica delle banche centrali, che è quello di essere prestatore di ultima istanza, e cioè di proteggere gli stati dagli attacchi speculativi sui titoli del debito pubblico. Quindi il problema, dal mio punto di vista, non sta tanto nella rivendicazione di un diritto all'insolvenza, e questo forse è l'unico elemento di disaccordo con l'analisi di Andrea Fumagalli, che condivido in tanti punti, ma è proprio nella riformulazione del ruolo delle istituzioni dell'Unione Monetaria Europea, in particolar modo della Banca Centrale. Nell'ultimo anno la speculazione finanziaria ha particolarmente colpito le situazioni di debito degli stati sovrani europei, e in particolar modo la Grecia e l'Italia sono stati oggetto di questi attacchi al fine di creare condizioni per una svalorizzazione dei titoli di debito pubblico, per consentire che i prodotti derivati, i titoli derivati che assicurano contro il rischio di fallimento, quelli che sono chiamati tecnicamente i CDS, Credit Default Swap, potessero incrementare di valore. E il CDS è un mercato particolare all'interno del mercato finanziario, in cui ci sono 5 grandi società bancarie e finanziarie che controllano oltre il 90% dei CDS. Queste società bancarie e finanziarie sono Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch City Corp, USB, Bank of America, e in seguito all'attacco speculativo sui titoli di Stato della Grecia e dell'Italia hanno potuto conseguire lauti profitti in termini di plusvalenza per quanto riguarda questi prodotti derivati.